Ciao, ciao, bene. Allora, niente, questo video praticamente l'ho visto fare tipo un casino di volte a Michelle Phan, che a me piace veramente tanto. L'ho visto fare pure a Girl from New York. Ma veramente sono un casino di persone che lo fanno. A me piace da impazzire. È uno di quei video che io guardo sempre quando qualcuno lo fa, soprattutto se lo fa in italiano, perché sono cose un po' più reperibili per me. O comunque capisco di che stiamo parlando, ecco. Mi piace, li guardo, che sono i preferiti, ma cose preferite. Sì, sono tornata allo smalto. Ho avuto un periodo in cui zero smalto, siccome qualcuno l'ha notato che ho rimesso lo smalto. Sì, sono tornata allo smalto. Allora, niente, cose preferite, però praticamente io che ho fatto? Potevo andare a prendere le cose che aveva scritto Michelle Phan, che fa per esempio Michelle Phan, che è una veramente delle mie YouTuber preferite. Però me le sono inventata io. Allora, io comincio con una cosa random. Perché lei alla fine, comunque tanti veramente, non solo lei, alla fine mettono la cosa, il prodotto random. Il mio prodotto random è un prodotto così, ma io mi piace da impazzire. Proprio non ci avrei scommesso un soldo, l'ho pagato 99 centesimi perché era tra l'altro pure in offerta. È un ammorbidente. Concentrato Lenor vale più di 3 litri, Lenor diluito. Io lo so che tante mi diranno, perché in passato è successo che io abbia nominato l'ammorbidente, no? Allora un casino di persone mi hanno detto: ah, ma usa, c'è chi non usa proprio l'ammorbidente, c'è chi mi ha consigliato di usare l'aceto al posto dell'ammorbidente. Io mi ostino, continuo a utilizzare l'ammorbidente perché mi piace l'ammorbidente, mi piace che i vestiti vengano belli morbidi e mi piace il profumo dell'ammorbidente. Ho comprato questo che si chiama Lenor, che è al topazio e magnolia. Non mi prego, topazio e magnolia. Non ci avrei scommesso un soldo, tanto che l'ho snobbato da quando è uscito. Lo adoro. Cioè io apro lo sportello della lavatrice e arriva questo profumo. Tra l'altro ha un profumo meraviglioso ed è dolciastro. Come profumo è un po' dolciastro. A me i profumi dolciastri non piacciono, ma questo ci laverei io. È la biancheria, fa un profumo meraviglioso, porca miseria. Tanto che ho preso i pacci, ho aperto, è arrivata questa cosa. Cioè prendevo questi vestiti morbidi morbidi. Dopo che ho sciorinato i panni, io ho uno stendino, ho sciorinato i panni allo stendino. Il profumo che c'era lì intorno era una cosa paradisiaca. Infatti io tra me e me ho detto: non vedo l'ora, perché io lo stendino lo tengo fuori al terrazzo, ma non vedo l'ora che arrivi il freddo, perché io ho detto uno status di zombie Chiara, dicevi caloriferi, io sono in infradito, c'è caldo, io sento caldo, ecco, magari la sera c'è un po' più di freschetto, però di giorno c'è caldo, non vedo l'ora che arrivi il freschetto che io. Cioè, scioglie i panni sempre uno stendino, però lo stendino lo metto nell'ingresso accanto al termosifone. È il profumo che c'è di detersivo in casa, altro che Yankee Candle. Io proprio, oh, non vedo l'ora che arrivi. Che pensieri che ho, ecco. Niente, a me sta cosa mi frizzava, devo dire. È da qualche giorno che dico, cioè magari capite parlare. Ah, ma tu non hai mai provato il Lenor? Guarda che il Lenor è ottimo. Va bene, poi, preferiti di cibo. Questo l'ho scoperto grazie a tantissimi di voi che me l'hanno consigliato. Io già lo compravo, però compravo quello sfuso al supermercato sotto casa mia. Che devo dire, devo essere sincera, non ha niente a che vedere con questo qua, che è lo yogurt greco. Io compro questo qua, che è il Total Zero Fag. Che è questo, ecco. Devo dire che ne consumo, no, tantissimo, tipo, no, però la mattina faccio colazione ormai con questo qua. Quando ho la frutta a casa, perché la mangio solo io, ma mangio tanta frutta, la frullo, ecco. Comunque, volevo fare un video su questa cosa, proprio sulla. Volevo fare una giornata di Total Fag, perché l'ho usato pure sulla pasta. Già, lo sto mettendo ovunque. Prima o poi mi farò gli impacchi ai capelli col Total Fag, proprio. O Fage, Fag. Vabbè, col Total 0%. Questo è 0% di grassi, devo dire che la mattina
Faccio una colazione con questa qua proprio dei campioni e mi piace tanto. Diciamo, ecco, la mattina, sia la mattina che il pomeriggio, quando lo mangio il pomeriggio io ne prendo due cucchiaini e lo aggiungo alla frutta, ecco, non faccio tipo 100 grammi di yogurt, faccio due cucchiai, però devo dire mi sta piacendo veramente, veramente tanto e l'ho fatto provare pure a mia madre che ora lo compro pure lei. Allora, questo lo pago. Allo Shan l'ho pagato tanto, perché poi al supermercato sotto casa mia, che è molto caro perché è uno di quei market rionali che certe volte hanno i prezzi un po' più cari rispetto alla grande distribuzione, l'ho pagato 2,69 euro, quello da mezzo chilo ovviamente, perché non mi conviene comprare quelli piccoli, però devo dire, allo Shan mi pare averlo preso 3, non me lo ricordo, comunque quello sotto casa mia. Ma dove abiti? Comunque si trova anche a me. Facciamo sui 3 euro. Una confezione da mezzo chilo mi dura all'incirca una settimana, ma diciamo che lo utilizzo spesso e mi piace veramente veramente tanto. Però ho il mio make-up preferito. Anche se vorrei fare un video. Vorrei fare un video apposta sui make-up preferiti in questo periodo perché ho visto che già sono i primi video con le collezioni, quelle autunnali, ecco, siccome per adesso siamo in fortissimo proprio tira la cinghia più che puoi perché dobbiamo risparmiare moltissimo, continuo a fare shopping in casa, quindi volevo fare shopping in casa con le nuove collezioni. Niente, però il mio make-up preferito in questo periodo è il Pupa Vamp, che ho preso con l'offerta, quella, oh, ragazza, 5 euro, ma cioè, conveniente, l'ho preso 5 euro, il Pupa Vamp, per quanto mi riguarda è veramente uno dei mascara migliori che abbia mai utilizzato, capisco ora il perché ha avuto tutto sto gran successo, successone all over the world, di questo Pupa Vamp, perché adesso è mitico, è troppo bello questo mascara, certo mi dispiace che non c'è più l'offerta, però con l'offerta per 5 euro niente. C'erano pure colorati. Io per un attimo ho avuto la cosa di comprarlo colorato, marrone ovviamente, no, blu, non fa per me. Avrei buttato 5 euro, quanto vuole che mi ci compro qualche altra cosa. Però, ma perché io se una volta l'ho comprato il mascara colorato, io alla Kiko viola. Io non mi ci vedo con queste cose. Cioè, alcune cose mi piacciono un casino, veramente tanto, però su di me proprio secondo me muoio. Va bene, comunque, niente, questo qua, un ottimissimissimissimissimo mascara. Poi che cosa ho scritto? L'app preferita nel momento. Allora, ma giusto perché, cioè, quasi tutti abbiamo, quasi tutti, insomma, chi non ce l'ha non si muore mica, ecco. Abbiamo uno smartphone. App, ci sono un sacco di video. What's in my cell phone? What's in my mobile? Allora, faccio vedere direttamente la mia cartella preferita perché non c'è un'app preferita. La mia cartella preferita è qua, mancano due applicazioni, ma va bene così. È questa che io ho chiamato Shopping. Dove non compro niente, ma faccio una quantità disumana di visual shopping. E ho H&M, dove però non si può comprare. Saldi Privati, che è un outlet online. Zara, dove si può comprare. Poi c'è questo che si chiama codice sconto. Codice sconto praticamente. Aspetta, finisco qua. Vai VIP, Privalia e poi c'è Amazon. Mancano Groupon e Groupalia. Wait a moment. Mettiamo qualcosa di bianco così lui ritorna. Va bene, rimaniamo così? No, è orribile così. Non dovevo farlo vedere il cellulare. Va bene, nel frattempo parlo di codice sconto. Codice sconto praticamente è un'applicazione che niente, dà praticamente tutti i link dei vari negozi o vari siti che fanno delle offerte. Ed è, devo dire che è molto interessante. L'ho utilizzata diverse volte perché io vado cercando codici sconto. Vabbè, poi Amazon, insomma, gli altri sono famosi. L'unico, ecco, è H&M che non si può comprare, però guardo le collezioni nuove che ci sono e mi piace. Sicuramente questo fatto che è cambiata la luce qui, tanti si lamenteranno, non ci possiamo fare niente. Poi ho scritto la mia trasmissione preferita. Io non ho il tempo di guardare tanta televisione, però la sera mi piace molto rialzarmi a guardare un po' di TV.
Io sono contenta perché c'è X Factor, quindi in questo momento dico che la mia trasmissione preferita è X Factor. Tra l'altro stasera c'è la prima diretta over the world, pure questa, e sono tanto contenta perché sono arrivati in finale dei cantanti che mi piacevano. Oddio, una non è entrata. Una non è entrata, però la squadra di Elio mi piace un casino, la squadra di Morgan mi piace tanto, anche se c'è quella che mi inquieta un poco col turbante questo. Però è brava, porcaccia della miseria. Quella con l'ukulele, vedremo che cosa ci offrirà oltre all'ukulele. È tanto carina con l'ukulele, però basta, ukulele, vediamo. Quindi X Factor mi piace un casino, un casino, un casino. E poi ci sono tipo tutti i miei telefilm. Se vi interessa, io non l'ho mai fatto un video sui telefilm preferiti, però è una di quelle cose che a me mi si chiede sempre continuamente, continuamente, che telefilm guardi, perché ho visto che c'è stata un po' di moda di parlare dei telefilm, delle serie, ecco, e io sono appassionatissima dei telefilm. Va bene, poi indumento preferito di questo periodo. Allora, io non ho molte cose da mettere, ho veramente poche, poche, poche cose da mettere. Ho un armadio pieno, ma molto meno pieno rispetto a prima, e si svuoterà ancora di più. Ho veramente poco. Ho questa camiciola che ho comprato da Zara, una miseria, perché aveva un'improntazza di scarpa PAM qua, e l'ho lavata, che io ho comprato senza provare, che è XL, ma non ha una vestibilità XL. Allora, non mi entrano neanche le braccia, tanto che quando io, tornando a casa, l'ho lavata e l'ho provata, ci sono rimasta male, ma male. Questa è una camiciola di Zara, che è color panna. Vediamo se col color panna torni normale. Beh, più o meno. Comunque è color panna, questa camiciola color panna, che ha la particolarità dietro di avere questi bottoncini. Allora, io ho stretto tutti quanti gli occhiali perché in sostanza si aprivano tutti, quindi io ho stretto gli occhiali e non si apre più, ecco, si apre questo qua, che è l'unico che non ho stretto, cioè il penultimo è l'unico che non ho stretto, ma perché non lo sono dimenticato, ecco, ce l'ho saltato. Però devo dire che è molto carina sia da sola, perché qua ancora non è che c'è tutto sto gran freddo, la sera fa freschetto, ma ho detto sia da sola, con una bella collana, devo dire che mi piace come camicia. Ma a me poi queste camiciole piacciono tanto. Ah, ma io forse ci ho messo una foto su Instagram di questa camiciola, mi pare di averla messa la foto su Instagram, aspetta, mi pare proprio di averla messa. Queste camiciole di H&M, di Zara, a me piacciono veramente tanto, mi piace la vestibilità. È questa, infatti l'avevo messa, che è questa qui, dove la faccio vedere da lontano, così, che è questa qua, la camiciuola di Zara, con una bella collana, un bel paio di orecchini, mi piace veramente tanto come sta. Anche se non ha, visto che ho fatto il video sui tessuti, non è tra i miei tessuti preferiti, diciamo che l'ho comprato perché costava poco, ma io questi tessuti non li apprezzo. Anche qua c'è il libretto di istruzioni, infatti è 100% poliestere. Non è tra i miei tessuti preferiti, per quella che è costata va bene, poi per quanto non ho niente da mettere, cioè infatti è lavata e rilavata e rilavata, ve l'ho fatta vedere, non è stirata, l'ho presa dal cestone, la benché è stirata. Momento della giornata preferito, l'ho voluto mettere perché mi piace, ci sono momenti della giornata, e io, ma dimmi tu, però secondo me capita a tutti quanti, ci sono fasi dell'anno in cui i momenti della mia giornata, cioè i momenti che preferisco in tra giornata, cambiano. In questo periodo il momento che io apprezzo di più durante la giornata è quando torno a casa nel tardo pomeriggio e c'è silenzio, però giù al parco ci sono i bambini che giocano e quindi c'è questo vociare di bambini che è tanto carino, che mi rilasso 10 minuti con Lois, Priscilla, proprio è quando torno a casa nel tardo pomeriggio, mi piace questo momento, mi piace veramente tanto questo momento. Se rifarò questi video dei preferiti, rimetterò di nuovo un momento della giornata, perché io cambio, no? Perché poi ci sono periodi in cui, per esempio, apprezzo di più la mattina, mi piace tanto la mattina, c'è un attimo della mattina che mi piace da impazzire, perché vabbè, poi ne parliamo. Comunque, in questo periodo del tardo pomeriggio, quando torno a casa,
Proprio quando torno a casa, perché so, forse sto tornando a casa, non lo so, però mi piace questo. Poi l'ultimo accessori che sto utilizzando e che mi stanno piacendo tanto sono orecchini. Io sono un amante degli anelli, ma non ho più anelli e quindi sto utilizzando delle cosette che avevo preso tempo fa e per adesso sto adorando questi orecchini. A proposito di orecchini, in un video mi si vedono un paio di orecchini Chanel e tanto mi hanno detto, guarda la sua versione di orecchini Chanel. Allora, sono del mercato. Mi sono comprata perché mi piacevano, cioè mi piacerebbe molto avere un paio di orecchini Chanel, ma non per gli orecchini Chanel in sé, perché avere un paio di orecchini Chanel di per sé implicherebbe il fatto che io cioè sarebbe automatico. Se io ho gli orecchini Chanel vuol dire che ho pure un tenore di vita talmente tanto alto e sereno economicamente parlando che posso tralasciare certe cose nella mia vita per comprare un paio di orecchini Chanel. Vuol dire che io avrei il frigorifero pieno, la dispensa piena, le bollette pagate, progetti che io posso affrontare con molta tranquillità. E invece non mi sto lamentando, né voglio parlare tanto meno male di nessuno, perché poi magari certe volte io dico le cose e poi mi si dice ce l'hai con tale tizia che io non so proprio esistesse. Però le ho prese al mercato, se ti interessa un mercatino. Va bene, comunque sto utilizzando questi orecchini qui che ho comprato da Accessorize l'anno scorso. No, che l'anno scorso ad aprile. Questi qua che sono puri finti punti luce e poi sto utilizzando tanti questi orecchini che mi ha regalato Azzurra, che è una ragazza iscritta al canale. Vabbè, li faccio tutti e due. Che sono questi? Che sono abbastanza grandicelli come orecchini, eh. Sono Però mi piacciono perché danno veramente luminosità, infatti lei ha scritto per dare luce al viso e aveva ragione, danno molta molta luminosità. Basta, ho finito. Vado a preparare la cena. E basta, stasera mi spappolo sul divano con mio marito e guardiamo X Factor. Va bene, basta. Ciao, e che le stelle siano con voi. Sandokan, Sandokan.